Doppio Ferrari come contro il Sorrento. Con un rigore per tempo stende anche la Serenitana nel match d'andata della finale per la promozione, ipotecando pesantemente il ritorno in Serie B. 25.000 sugli spalti del Bentegodi a sostenere la squadra di Mandorlini, che in difesa schiera Abate al posto di Ceccarelli squalificato. Davanti, con Berrettoni e Ferrari, c'è Lenoci. Sul fronte opposto Breda conferma il tridente Fabinho, Fava e Ragusa, che al tredicesimo prova un destro a giro troppo debole e centrale per impensierire Rafael. 4 minuti dopo Verona in vantaggio. Montervino, dentro l'area salernitana, intercetta con un braccio un cross di Alfredson. L'arbitro Di Bello di Brindisi decreta il rigore, proteste inutili, Ferrari dal dischetto trasforma 1-0. 24esimo Cangi, manca il raddoppio di testa tu per tu con Caglioni. Salernitana vicinissima al pareggio alla mezz'ora, incursione di Fabinho, palla a Fava, Rafael respinge sui piedi di Ragusa che alza troppo la mira. Subito dopo applausi scroscianti per questo destro al volo di Berrettoni sul fondo a fil di palo. Al 38esimo la Salernitana perde per infortunio il suo uomo più pericoloso, Fabinho, dentro Aurelio. Ripresa Verona subito in avanti, Caglioni decisivo per sventare il raddoppio giallo-blu sul colpo di testa di Lenoci, ma al 20esimo a terra Ferrari in piena area. Cartellino rosso al portiere salernitano, fuori Fava, tra i pali va Giuliano, Ferrari impeccabile dal dischetto, trasforma anche il secondo rigore. Hellas vicinissimo al tris con Mancini in campo nell'ultima mezz'ora al posto di Lenoci, poi con Alfredson. La salernitana bada a contenere i danni e spera di rifarsi tra 7 giorni.